Io ho una domanda per Nicolas, anche per il mister, nel ritrovarvi dopo l'esperienza comune di Albenga. E per Nicolas chiederti una domanda banale che si fa tante volte un giocatore: dove ti piace giocare di più, visto che la tua posizione ad Albenga è stata estremamente discussa, da abbiamo visto, rispetto al tuo ruolo originario, magari giocare mezzala addirittura dietro la punta. Ma questa sinceramente è una domanda che mi hanno sempre fatto, a cui non so dare una risposta. Credo che per me l'importante, più che la posizione in campo, sia ricevere tanti palloni e essere al minimo del gioco, e poi sia sotto la punta, davanti ai difensori, mezzala, a 2, a 3. Questo non ha mai fatto la differenza per me. Ripeto, sono un giocatore con le mie caratteristiche, quindi mi piace avere la palla nei piedi, mi piace che il gioco passi da me. Questo è la cosa importante per me, non la posizione. Mi piace dietro le punte, mi piace la difesa, mi piace la mezzala. L'importante è che la palla arrivi, ecco. Poi dove sono io, a me cambia poco, sinceramente. Io di Nicolas ho una grossa stima tecnica, prima anche di allenarlo, anche da avversario o comunque da semplice spettatore. Credo che sia un giocatore sicuramente particolare dal punto di vista tecnico, perché raramente ho visto delle qualità come a lui a livello di gestione dell'attrezzo, no? Come si vuol dire. È ovvio che nella mia idea di calcio, Nicolas Costantini deve toccare tutti i palloni della squadra. Diciamo che deve essere il centro, deve essere il centro del gioco, ma come lo è, deve essere, lo era Pirlo per la Juventus, adesso non voglio fare paragoni stupidi, o Pjanic quelli anni dopo. Cioè, credo che determinati giocatori abbiano dei più su determinate caratteristiche e dei meno su altre. È ovvio che Nicolas Costantini ha bisogno anche di compagni che vadano a compensare le caratteristiche che magari dove è più carente. È ovvio che ognuno deve fare il suo. Il ruolo mio è quello di Luca, è quello di costruire una squadra con il cervello, costruire una squadra che oltre le caratteristiche morali e comunque, e questo lo sanno loro e ripeto, anche i giocatori che verranno saranno anche perché loro ci daranno una mano a portare all'interno, ma perché deve essere la base. Oggi il lavoro che dobbiamo fare oggi in questo mese è proprio, credo che sia il più importante della stagione, quello di incastrare le caratteristiche di tutti, sia umane che tecniche. Per quanto riguarda Alessio o Edo, ci siamo conosciuti 20 giorni fa, prima che andasse a fare il Camel Trophy in solitaria. Una sera a mezzanotte al telefono, un'ora, e ci siamo capiti. Lui ha capito da che parte tiro io ho capito da che parte tira lui, e quindi poi ci ha pensato la società a fare le sue cose. Edo mi ha sempre fatto gol quando giocavo contro, e adesso ho l'onore e il privilegio di poterlo allenare e cercherò di aiutarlo a fare sempre meglio, ecco. Perché questo è quello che conta poi, è la fame nel potersi migliorare. Quello che è stato fatto ieri non conta niente, conta quello che si fa oggi per scrivere il domani. Lo dirò sempre, perché il passato è passato. E se Alessio è stato capitano della Regina, avrà le sue belle foto in camera,
poi non contano niente, perché poi in campo, anzi, gli avversari vogliono farti ancora più male proprio perché hai quello, ma conta la fame che si ha oggi.